Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. Ospite in studio questa sera il sindaco di Sedico, Stefano Deone, che ringrazio per la disponibilità e con il quale mi incontro prima dell'appuntamento importante che sono le elezioni. Sono già passati 5 anni, intanto mi sorprendo io più dei sindaci di come velocemente passano questi anni. Anni molto impegnativi, ma penso anche di grandi soddisfazioni. Beh, buonasera a tutti intanto. Sì, certamente, sono stati 5 anni di lavoro molto molto intensi, molto impegnativi, con anche tante soddisfazioni. Insomma, abbiamo fatto tanto e questo ci gratifica, insomma, anche dell'impegno che ci abbiamo messo, insomma. Senta, questo è il primo mandato, solitamente ci si impegna anche per il secondo mandato, si possono sciogliere le riserve? Diciamo che la volontà di provarci c'è, nel senso che, come dicevo, sono stati 5 anni molto intensi in cui abbiamo fatto tante cose le abbiamo pensate e programmate, sarebbe bello portarle a termine e per fare questo ci vorrebbe un altro mandato. Insomma, quindi l'idea e la volontà di continuare c'è. Però bisogna formare la squadra. Bisogna formare la squadra e trovare una squadra che sia forte, competitiva e che abbia voglia di fare, che abbia entusiasmo, insomma. Beh, certo, a Sedico non sono mai mancati comunque i candidati, è sempre stato piuttosto effervescente come comune. Sedico è un comune importante, Sedico è un comune ambito, è un comune dove sicuramente non ci si annoia ad amministrare ed è un comune dove le ambizioni sono tante, quindi sì, sicuramente ci sarà un certo fermento nei No, mesi vedremo successivi. quante e quali saranno le figure che si presenteranno a questa comunque complicata carica che è quella del sindaco. Allora, parliamo un pochino dei risultati ottenuti. Lei ha lavorato molto sul settore dello smaltimento dei rifiuti, facendo delle scelte che, diciamo, l'hanno messa anche un po' in difficoltà con alcuni suoi colleghi. Beh, sicuramente sì, una delle cose più importanti che abbiamo fatto in questi 5 anni è quella di cambiare a Sedico il sistema di gestione della raccolta dei rifiuti. Noi abbiamo ereditato nel 2014 una situazione che non era positiva, non eravamo sicuramente un comune preso ad esempio all'interno del territorio provinciale. Tutti gli indicatori erano negativi, quindi avevamo bassi livelli di raccolta differenziata, avevamo percentuali di quantità di rifiuti prodotti altissime, insomma non eravamo in una situazione virtuosa. E per cambiare questo sistema e portare a Sedico qualcosa di nuovo, di diverso, era necessario dare un impulso molto, molto deciso. E per questo abbiamo lavorato molto, abbiamo costituito una società nostra che si chiama Valpiambiente SRL. Con questa società abbiamo impostato un lavoro diverso, quindi abbiamo portato a Sedico la raccolta differenziata porta a porta e già nel 2016, che è stato il primo anno di esercizio, con alcuni mesi con il sistema vecchio e alcuni mesi con il sistema nuovo, gli indicatori erano già positivi. Siamo schizzati dal 53% di raccolta differenziata subito a livelli sopra quello che prevedeva la legge, insomma il minimo di legge era il 65%. Adesso a regime abbiamo un 86% di raccolta differenziata, abbiamo una produzione pro capite di rifiuto secco bassissima, siamo intorno ai 50 kg abitante, e una produzione totale di rifiuti che è intorno ai 360 kg, che è un dato molto importante, insomma. Peraltro, ad attestare che la vostra scelta era virtuosa è stato il fatto che la comunità Montana Gordina, anzi l'Unione Montana Gordina, è entrata a far parte della vostra società. Certamente, certamente, questa è stata una cosa molto, molto bella, nel senso che un territorio importante come l'Agordino, fatto da 16 comuni da 20.000 abitanti, ha scelto di collaborare con noi, è entrata nella società. Adesso lo stesso sistema di raccolta è stato impostato anche in Unione Montana Gordina, funziona, mi pare sia apprezzato anche dai cittadini e questa è una cosa positiva. Devo dire che dal 2017 abbiamo iniziato anche a ricevere dei premi e delle attestazioni anche a livello sia regionale che nazionale, che prima ce le sognavamo, insomma, ecco, siamo diventati un comune riciclone. Sì, che poi è un comune piuttosto complicato perché ha una grande zona residenziale e industriale, però anche un grandissimo territorio, quindi andare a dare lo stesso servizio in diverse situazioni è complicato. Ma certamente, quando si ha un territorio come Sedico, molto industrializzato, con grandi aziende, con grandi concentrazioni di abitanti, ma anche frazioni che hanno case sparse, non è facile costruire un sistema. Questo sistema, però, nonostante quello che appare, è un sistema anche flessibile, che
che ti dà la possibilità di garantire a tutti un servizio di qualità, insomma, ecco. E questo lo riesci a fare anche perché hai una società tua con una gestione in-house e quindi hai la possibilità di dialogare continuamente appunto, con la società per cercare di risolvere quelle che sono le problematiche che man mano magari vengono fuori. Ecco. In questi ultimi tre lustri, do questa indicazione temporale, ma insomma, tanto per capirci, grande sviluppo ha avuto Luxottica, che certamente non è insignificante come presenza, sia per i volumi che occupa, sia per il richiamo. Ma certamente Luxottica è un elemento importante all'interno del comune di Sedico. In questi ultimi anni soprattutto ha avuto uno sviluppo importante, diciamo che ha portato a Sedico grande sviluppo, quindi occupazione, i tassi di disoccupazione a Sedico sono molto bassi e questo insomma è stato un valore sicuramente importante per però ha creato qualche problematica che bisogna risolvere. Ha creato qualche problematica, come è chiaro, quando tu hai un'azienda così importante che ha più di 3.000 addetti all'interno del tuo comune, ci possono essere dei problemi. Chiaramente con gli ampliamenti fatti tra il 2016, 2017 e il 2018 sono ancora in corso dei lavori, grazie a degli accordi fatti tra il comune e l'azienda, passati per un accordo di programma anche con la provincia, l'investimento che ha fatto Luxottica ha portato anche dei benefici per il territorio di Sedico. Ecco, Luxottica ha investito su Sedico per la comunità parecchi soldi, insomma, ecco, si parla di più di 3 milioni di euro in questi ultimi anni tra diciamo contributi e oneri di urbanizzazione e soprattutto lavori anche diretti che ha fatto l'azienda a spese direttamente sue, soprattutto sul tema del dissesto idrogeologico. Insomma, noi grazie a questo intervento di Luxottica abbiamo risolto i problemi idraulici di una parte importantissima del comune, che è la zona di Villa, la via Stadio e la zona di Landris, con un intervento imponente che è stato fatto in parte da Luxottica e in parte dal comune, sempre con i fondi Luxottica. Che aveva provocato problematiche di varia natura negli anni precedenti. Beh, certamente quella zona ogni volta che pioveva ci creava dei problemi perché si rischiavano delle esondazioni del torrente con allagamenti di case, insomma, quindi con danni e disagi per i cittadini. Naturalmente il fatto che ci sia un'azienda di questa importanza e con così alti numeri vuol dire che il problema spopolamento per voi perlomeno al momento è allontanato. Ma Sedico è uno dei pochi comuni della provincia di Belluno che di poco ma continua a crescere. Siete adesso 10.000? Siamo quasi 10.200, che è una cifra importante, insomma, ecco, ci stiamo consolidando ampiamente sopra i 10.000 abitanti. Questo è un segnale positivo per noi. È chiaro che essendo uno dei pochi comuni che cresce vuol dire che ci sono altri comuni che decrescono e che quindi il problema, diciamo, è un problema molto più ampio del solo comune di Sedico. Però avere Luxottica e non solo, perché Sedico ha la fortuna di avere anche altre aziende molto importanti, più piccole ma sicuramente molto presenti sul mercato sia nazionale che internazionale, che investono, assumono e danno appunto questa garanzia di un certo benessere al nostro comune. Sì, avete quella in prossimità della rotonda, poi avete quella dove c'era l'ex pastificio Bribano, che forse qualcuno si è dimenticato che esisteva, esatto. Ma era un'azienda molto importante, e poi c'è Luxottica. A proposito dei problemi che porta un'attività industriale così marcata, c'è quello della mobilità, della viabilità. Beh, certamente sì, il via vai di macchine è importante. È chiaro che noi come amministrazione comunale, quando si parla di viabilità e di mobilità, si ragiona sempre su due livelli. Uno è il livello, diciamo, alto, cioè la grande viabilità che tocca più comuni, più realtà e che quindi ha bisogno di ragionamenti fatti a livelli più alti, e c'è un livello che è quello comunale, che riguarda prettamente l'amministrazione comunale, dove puoi incidere in maniera importante già da subito. Su questo noi con l'azienda abbiamo lavorato parecchio e nell'accordo di programma c'era la realizzazione anche di l'inizio, insomma, della realizzazione di un parcheggio scambiatore che abbiamo realizzato e viene ultimato in questi giorni presso la stazione ferroviaria, e all'interno di questo sistema di mobilità che stiamo creando stiamo lavorando per appunto dal parcheggio scambiatore, quindi dalla stazione ferroviaria, creare dei percorsi sicuri, si chiamano casa scuola, casa lavoro, che vanno verso appunto dalla stazione ferroviaria verso i poli produttivi di Landris, e dove c'è Luxottica, e la zona industriale Gresal.
Diciamo che la parte dal centro di Sedico, quindi da Piazza della Vittoria, la zona industriale Gresale, è già completata, è stato un intervento importante da più di 300.000 euro che abbiamo fatto nel corso del 2016-2017, adesso ci manca la parte che va da Bribano fino appunto alla stazione, fino al centro di Sedico, che è un lavoro molto interessante che è finalizzato appunto a rendere più fruibile, soprattutto per pedoni e ciclisti, quello che è la zona, diciamo, la parte bassa, diciamo, del nostro comune. Tutto questo viene fatto con un finanziamento del Ministero dell'Ambiente. Questo ci consente di, sostanzialmente, l'idea è quella di ridurre le auto che arrivano verso le zone produttive e favorire una mobilità diversa anche nella vita quotidiana delle persone. Naturalmente, quando si ha un vantaggio, poi bisogna anche scontare delle difficoltà o comunque trovare delle soluzioni. Molte persone vuol dire anche un'attività nel mondo del sociale più intensa. Certamente sì, Sedico, come tutti i comuni, insomma, ma soprattutto un comune che ha questi ritmi di crescita, ha anche dei problemi di carattere sociale. Insomma, sono temi su cui noi abbiamo lavorato molto in questi anni. Noi abbiamo la fortuna di avere un'azienda speciale, la Sedico Servizi, che è un'azienda del comune, interamente di proprietà del comune, a cui nel corso del 2015 abbiamo delegato interamente tutta la gestione dei servizi sociali, quindi la parte, diciamo, dei servizi domiciliari e tutto quello che sono le attività appunto sociali. Questo ci consente di essere molto più vicini e tempestivi negli interventi con i cittadini, quindi essere vicini ai problemi e risolverli. E due, ci consente di costruire una serie di progettualità molto interessanti, sfruttando bandi sia del governo, sia della regione, sia anche del consorzio BIM, per combattere quel fenomeno, diciamo, della povertà, quindi cercare di aiutare le persone dando loro lavoro o aiuti, insomma, a 360 gradi. Grazie all'azienda, appunto, e questi bandi a cui abbiamo partecipato in questi anni, siamo riusciti a fare lavorare, quindi aiutare quelle persone che magari momentaneamente sono state espulse dal mondo del lavoro per vari motivi, problemi di salute, problemi di età anche, perché purtroppo quando si supera una certa età è difficile poi ricollocarsi, e magari aiutarli a lavorare per un periodo gli ha consentito magari di fare un percorso per poi ritornare all'interno del mondo del lavoro. Diciamo che c'è anche una grande offerta, una grande varietà, perché uno, con tutte queste attività che ci sono, uno una specializzazione che ha acquisito può spenderla, sì, magari anche in prossimità. Tra le varie difficoltà da superare, sempre con l'aumento di cittadini, è quello della sicurezza, che ricordiamo c'è una difficoltà di sicurezza percepita e reale. Generalmente quella percepita è molto più alta al pericolo o alla sicurezza che in effetti si ha. Beh, certamente sì, dati alla mano è così, nel senso che... Se poi fai clamore il fatto che da noi accadono alcuni fatti che da altre parti sono la normalità. Esatto, sì, è chiaro che la situazione è questa, però noi come amministrazione abbiamo cercato di investire su questo tema. Insomma, abbiamo nel corso degli anni realizzato una serie di interventi appunto per dare maggiore sicurezza ai cittadini. E abbiamo realizzato un impianto di videosorveglianza molto utile, molto interessante, che monitora soprattutto i varchi di accesso e di uscita dal nostro territorio e monitora anche alcune zone sensibili. Questo impianto è servito e serve molto quando appunto succedono fatti un po' incresciosi, ma vedo che le nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia, sono molto pronte ad intervenire e nella gran parte dei casi risolvono la questione utilizzando anche i nostri impianti. Insomma. C'è da dire in questo caso che c'è una buona pratica dalle nostre parti, perché questi non sono circuiti interni e limitati all'osservazione da parte delle amministrazioni, sono messi a disposizione delle forze dell'ordine, tutto collegato, tutto in rete. Sì, certamente sì. Noi in questo momento, per motivi burocratici, abbiamo il server, il sistema è all'interno del comune, ma è aperto, basta che le forze dell'ordine chiedano e possono venire e raccogliere i dati che servono. È chiaro che sta andando avanti un progetto molto importante portato avanti dal consorzio BIM, che riguarda tutta la provincia. Ci auguriamo che alla fine di quel progetto tutto convogli in un'unica centrale operativa, in maniera tale che le forze dell'ordine abbiano
direttamente la possibilità di accedere a questi sistemi. Lei ha già accennato le difficoltà idrogeologiche, la tempesta Vaia ha creato un evento particolarmente pesante a Massa di Sedico, è stato forse l'unico caso di una casa che è stata inghiottita dal torrente, adesso ci sono tutti i danni da mettere a posto. Sì, Vaia è stata una palestra importante per noi amministratori, devo dire che sono state delle giornate difficili in cui abbiamo lavorato molto e devo dire che abbiamo dimostrato che il sistema di protezione civile dalla regione allo Stato con il prefetto, ai comuni, ai sindaci, ai colleghi sindaci, il sistema ha funzionato. Insomma. Ecco. Sedico chiaramente è un comune particolare nel senso che tutta l'acqua che è scesa in Agordino è arrivata a Sedico alla fine, no? Quindi tutto quello che è il Cordevole, l'asta del Cordevole dalla confluenza al Piave fino al confine con l'Agordino ha subito danni devastanti, tutte le difese idrauliche sono completamente distrutte. La cosa più eclatante che è successa chiaramente è quella di Mas, dove è crollato l'edificio ed è franato il versante e lì quella sera ce la siamo vista veramente, veramente brutta con l'acqua che superava il ponte sul Cordevole, insomma. Però danni importanti sono stati fatti anche a Candaten, dove c'è franata la strada, a Sedico dove sono crollati argini e insomma, c'è tanto lavoro da fare da parte del Genio Civile per ripristinare, insomma, so che si stanno dando da fare, il lavoro da fare appunto è tanto, a Massa hanno investito già 1,5 milioni di euro per ripristinare le difese idrauliche e poi Veneto Strade investirà quasi 900.000 euro per rimettere a nuovo il ponte sul torrente Cordero. Lei è soggetto attuatore oppure no? No, io non sono soggetto attuatore, per quanto riguarda il comune, i danni del comune come beni del comune sono stati abbastanza limitati, ma ci sono stati, insomma, però non sono cose eclatanti. Sì. I danni più importanti all'interno del comune sono appunto lungo il Piave, lungo il Cordevole, che sono di competenza del Genio Civile. Sì, poi avete anche la zona di Gresal che aveva sempre avuto una debolezza. La zona di Gresal ha avuto delle problematiche notevoli durante l'alluvione di Vaia, lì devo ringraziare il Genio Civile perché dal COC, dal Centro Operativo Comunale, nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre abbiamo fatto partire messaggi molto importanti perché stava andando sott'acqua la zona industriale. Il Genio Civile è intervenuto tempestivamente con mezzi e uomini e ha risolto il problema. Per aiutare il deflusso. Sì. Senta, non abbiamo molto tempo, ma non possiamo non parlare del fatto che lei è riuscito in un'opera imponente, peraltro ancora in corso, che è il piano di assetto territoriale, il PAT, che peraltro per quanto era noto a me doveva essere redatto dai comuni non so quanti anni fa, obbligatoriamente, poi si sa che nel nostro paese le scadenze si protraggono continuamente. Siamo arrivati alla stretta finale. Sì, la legge regionale che istituisce questo strumento urbanistico è del 2004, quando si vedevano le cartine della Regione Veneto con tutti i comuni sotto il Fadalto che avevano il PAT, approvato ed adottato in provincia di Belluno pochi, ti veniva a pensare sinceramente. A Sedico il processo è iniziato nel 2007, cioè la precedente amministrazione aveva iniziato un percorso nel 2007, nel 2014 quando ci siamo insediati noi il percorso aveva fatto pochi passi in avanti, noi abbiamo ripreso in mano la situazione, abbiamo dato incarico ad un progettista diverso rispetto a prima e da lì siamo partiti e siamo riusciti a novembre di quest'anno, nonostante le difficoltà, perché nel frattempo sono cambiate un sacco di leggi, è entrata tra le gambe la legge sul consumo di suolo, che è una legge importantissima, che però ha richiesto un anno e mezzo appunto di riflessione e di ripensamento di alcune cose, però siamo riusciti ad adottarlo, lo strumento urbanistico è stato adottato, ha fatto il suo iter, quindi è stato messo a disposizione dei cittadini, i cittadini hanno presentato le loro osservazioni che poi sono state discusse in Consiglio Comunale nel mese di marzo, e adesso il piano è parte per la regione e per la provincia per l'approvazione finale che spetta appunto all'amministrazione provinciale. Abbiamo esaurito il tempo nostro a disposizione, siamo stati con il sindaco di Sedico in scadenza, con le faccio i migliori auguri in caso si riproponga, a lui naturalmente poi a tutti gli altri concorrenti alla carica di sindaco, lo ringrazio per la disponibilità dimostrata per la trasmissione in questi 5 anni, gli faccio i migliori auguri di un buon proseguimento dell'attività, qualunque essa sia. Grazie ancora. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.